Buongiorno a tutti i presenti. A nome mio, di mia cognata Alma, di mio nipote Angelo e di tutta la mia famiglia, vorrei ringraziare tutte le autorità civili, militari e religiose, in particolare il sottosegretario di Stato all'interno, onorevole Molteni, e il vice capo della polizia, prefetto Sempreviva, convenute quest'oggi a Cortona per presenziare alla cerimonia di commemorazione del 19° anniversario della scomparsa di mio fratello Emanuele, sovrintendente capo della Polizia di Stato, ucciso per mano delle Brigate Rosse il 2 marzo di 19 anni fa. Con questa cerimonia verrà intitolato questo bellissimo parco dove siete ospitati in memoria di mio fratello Emanuele. La scelta del comune di Cortona è stata accolta con grande orgoglio dalla mia famiglia e sottolinea la volontà di non dimenticare che tantissimi servitori dello Stato come lui si sono sacrificati nell'adempimento del loro dovere per la difesa della democrazia, della libertà e di quei valori a fondamento della nostra Costituzione. Quale luogo quindi migliore di un parco che sarà frequentato da ragazzi e famiglie perché la memoria e il ricordo di certi fatti possa essere tramandata e affinché venga scongiurato il pericolo che si ripetano atti di questo tipo nel nostro Paese. A tale proposito vorrei ringraziare tutta la giunta del Comune di Cortona e per questo intendo sia le forze di maggioranza che quelle di minoranza, le quali all'unanimità hanno approvato questa intitolazione. Un ringraziamento lo rivolgo inoltre a tutte quelle persone che si sono adoperate per la riuscita di questa cerimonia, primo fra tutti il sindaco Meoni, con il quale ho condiviso due mandati da consigliere comunale e dal quale mi lega una profonda amicizia. Colgo infine questa occasione per rivolgere sempre a nome mio e di tutta la mia famiglia un sincero ringraziamento alla Polizia di Stato, che come oggi è stata rappresentata in questi 19 anni da funzionari impeccabili e persone che sono sempre state al nostro fianco, senza lasciarci mai soli. La loro presenza costante ha parzialmente colmato il vuoto lasciato da Emanuele e ci ha aiutato a superare momenti bui della nostra vita, perché essere familiari di una vittima del terrorismo non è un mestiere, come è stato detto da qualcuno, ma vuol dire condividere e promuovere quei valori per la difesa dei quali i nostri cari hanno perso la vita. Grazie Lele, riposa in pace, Leopoldo. Buongiorno a tutti, saluto le autorità civili e militari presenti. Grazie e un saluto particolare al vice capo della Polizia di Stato, prefetto Maria Teresa Sempreviva. Sua Eccellenza, il prefetto di Arezzo, dottoressa Maddalena De Luca, signor questore di Arezzo e tutti i questori presenti. Sua Eccellenza, l'arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana, il comandante dei Carabinieri, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, tutte le forze dell'ordine presenti, tutti gli amministratori presenti e un grazie alle nostre scuole, ai docenti e ai nostri ragazzi. Un grazie particolare va alla fanfara della Polizia di Stato e un grazie particolare va allo scultore Andrea Rocci. Un abbraccio particolare va a tutta la famiglia Petri, a Leopoldo, che non può essere qui con noi per un piccolo problema di salute, un grazie alla signora Alma e un grazie al figlio Angelo. Oggi è un grande giorno per il nostro territorio. Finalmente, in qualità di sindaco del comune di Cortona, ho l'onore, insieme al vice capo della Polizia di Stato, a tutte le istituzioni, insieme a tutti voi, di intitolare il parco a Emanuele Petri,
sovrintendente capo della Polizia di Stato. La famiglia Petri è cortonese. Emanuele prestava servizio presso la stazione Polfer di Terondola. Cortona non deve dimenticare. La decisione di intitolazione partita dal sottoscritto ha visto poi il voto unanime di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Ringrazio per questo tutti i consiglieri. Emanuele Petri perse la vita il 2 marzo 2003 nel treno ripartito da Terondola verso Arezzo, ucciso da terroristi rossi che senza pietà, durante un controllo, non esitarono a sparare. Ricordo quella mattina come fosse oggi. Ero consigliere comunale. Arrivata la notizia, ci recammo insieme ad alcuni colleghi a Castiglion Fiorentino, dove il treno si era fermato. In noi tanta rabbia. Un uomo delle istituzioni aveva perso la vita nello svolgimento del proprio dovere. Per la nostra terra un colpo al cuore. Caro Emanuele, oggi Cortona continua a ricordarti. L'amministrazione comunale ha pensato di intitolarti questo nuovo parco a Camuscia, fruito da tante famiglie, bambini e ragazzi, segno della vita che prosegue. Tu, Emanuele, continua a guidare la nostra fede nel rispetto della legalità e delle leggi, del buon vivere, nel rispetto di ogni uomo e donna in divisa, contro ogni violenza. Tu che ti sei sacrificato per noi, tu che hai permesso di sconfiggere il terrorismo, le nuove Brigate Rosse, tu Emanuele meriti rispetto. Questo nostro gesto non ripagherà mai il tuo sacrificio. Tuttavia, chi passerà di qui, leggendo la targa, guardando il monumento che è alle mie spalle, potrà apprezzare un uomo, un poliziotto, una persona per bene, qual eri tu. Per non dimenticare l'amministrazione comunale di Cortona. Viva la Polizia di Stato, viva l'Italia, grazie a tutti. Intanto buongiorno e benvenuti a tutte le scolaresche, tutti i ragazzi giovani e giovanissimi qui presenti. La vostra è una presenza importante in un momento come questo e quindi vi ringrazio. Una cornice così bella vietata dalla nostra fanfara della Polizia di Stato. Saluto tutte le autorità politiche, a cominciare dal sottosegretario all'interno, onorevole Nicola Molteni, che la cui presenza sicuramente conferisce prestigio a questa nostra cerimonia. E con lui tutte le autorità politiche, le autorità civili. Grazie, signor Prefetto, della vicinanza che mostra quotidianamente nei nostri confronti. L'autorità religiosa, un grazie particolare al nostro arcivescovo per essere qui presente, ai colleghi questori, all'autorità giudiziaria che è voluta essere presente, a tutti. Un grazie, anzi più che un grazie, consentitemi un abbraccio alla signora Alma, ad Angelo, alla signora Elisabetta, a Leopoldo che non è potuto essere presente. A loro non devo aggiungere nulla, più di quanto già sapete bene. La vostra famiglia è parte integrante ed esemplare della nostra famiglia della Polizia di Stato. E questo lo sapete bene, ma mi piace ricordarlo pubblicamente. Consentitemi però un grazie davvero particolare al nostro vertice, al vice capo della Polizia, prefetto Sempreviva, la cui presenza qui è la dimostrazione tangibile di quanto il vertice del nostro Dipartimento sia vicino ai territori, alla gente di quel territorio e soprattutto ai familiari di coloro che con la nostra uniforme hanno onorato l'istituzione
e hanno onorato tutte le istituzioni, e di cui probabilmente noi tutti siamo debitori di credibilità. Non posso che ringraziare per questi momenti solenni il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, e con lui anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, città, signor Vice Capo, che hanno deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato e che quindi hanno, come ricordava il sindaco, i due sindaci, rinnovando ogni anno queste cerimonie, hanno voluto dare una testimonianza concreta di rinnovata memoria e soprattutto hanno voluto dimostrare come questo bagaglio di memoria non debba essere disperso, anzi, debba essere condiviso, e condiviso soprattutto con le giovani generazioni. Ecco perché abbiamo voluto fortemente, con il sindaco di Cortona, la presenza delle scuole qui, perché è ai giovani che noi dobbiamo rivolgersi, a voi bambini, a voi ragazzi. Perché guardate, l'esempio eroico di Emanuele Petri ci ha lasciato e ci deve lasciare un insegnamento. Cioè il fatto che noi abbiamo, e lo so che la strada del dovere è quella più difficile, ma è anche quella più esaltante. E fare il proprio dovere è un qualcosa che compete a tutti noi, chi porta una divisa, chi è nelle istituzioni politiche, ma anche voi ragazzi, voi bambini. Fare il proprio dovere e farlo con onestà e con rispetto verso gli altri. Se faremo questo ogni giorno, anche noi saremo dei piccoli eroi del quotidiano. Grazie a tutti. Con dignità, per piacere, senza camminare sulle uova. Un applauso, perché siamo un po' imbarazzati. Autorità tutte presenti, credo che oggi sia il caso di cogliere l'esempio e la riflessione che ne viene fuori dal sacrificio di Emanuele Petri. È una questione morale di una straordinaria attualità in questo momento di guerra. Nessuna ideologia deve sacrificare vite umane. Emanuele Petri, che è espressione di una cultura cattolica della nostra gente, soprattutto della gente umbra, credo che sia un segno che non vogliamo sottovalutare per nessuna ragione, anzi bisogna ripeterlo, che lo diceva il questore d'Arezzo poc'anzi, c'è una questione di credibilità, un debito di credibilità. Chi si impegna per il bene comune a sacrificio perfino della vita esprime l'identità della nostra storia. E quella ragione per cui non possiamo voltarci da un'altra parte
io voglio esprimere una gratitudine forte alla polizia che in questo momento terribile sta facendo un servizio complicatissimo con una marea di rifugiati che scappano dalle bombe. Emanuele Petri ci ha insegnato di fatto che non bisogna avere paura, che ci sono dei motivi alti che fanno grande una persona. Quindi ricordando questo nostro poliziotto esemplare, fortissimo, noi facciamo un atto di autocoscienza e vi invito semplicemente alla preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le persone, redente dal sangue del tuo figlio, vive o defunte, noi ci presentiamo davanti a te con la mestizia e il dolore di questa famiglia che ha perduto il riferimento sicuro e chiaro di Emanuele, e con fede e speranza che il tuo spirito ha acceso nei nostri cuori, sappiamo che la morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra ai fratelli eroi che hanno lasciato questo mondo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Assessore Carlettini, una bella giornata per un'inaugurazione molto importante, l'intitolazione anzi di questo parco dopo l'inaugurazione qui a Camoscia. Sì, certo, e io ritengo che l'intitolazione delle nostre strade, delle nostre piazze, dei nostri parchi devono appunto servire a essere un luogo di ricordo, un luogo di memoria per poter tramandare ai nostri giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti il sacrificio, il coraggio di persone valide, bravissime, con una bontà d'animo come Emanuele Petri, ucciso barbaramente da due brigatisti rossi. Infatti bella anche la presenza delle scuole proprio qui oggi. Sì, certo, appunto, per ricordare, questi luoghi devono essere luoghi di memoria, queste intitolazioni devono servire a questo, a far comprendere ai nostri giovani, ai nostri figli, ai nostri nipoti l'importanza di queste persone, il coraggio, l'amore per la patria. Vescovo Riccardo, oggi è una giornata importante, soprattutto per la persona a cui è intitolato questo parco, Emanuele Petri. Sì. Credo che bisogna ragionare sui significati ideali dell'impegno di polizia, che sono certamente degni di ogni considerazione. Ricordare Emanuele Petri vuol dire fare nostra una scelta del servizio a tutela del bene comune, degli impegni forti. Quindi è una cosa bella, importante, grossa. Un bel valore che anche da trasmettere, vediamo anche tanti ragazzi, tanti giovani oggi. Sì, va bene, perché questo è uno spazio di cui c'era bisogno, ha fatto bene il Comune a fare questa bella cosa. Ecco. Va bene.
Signora, oggi un'altra bella iniziativa per ricordare Emanuele Petri con l'intitolazione di questo parco che sicuramente sarà importante per tanti giovani, anche per tanti ragazzi. Assolutamente sì, guardi, sotto la mascherina sto sorridendo perché questa è la più bella cosa che potevano fare, assolutamente, perché Emanuele amava tanto i bambini e sapere che questo parco dove ci saranno tanti bambini che giocano, che si divertono, porta il nome di Emanuele è la gioia più grande per tutta la nostra famiglia. Impegnato tanto oltre che nel suo lavoro anche nel sociale, Emanuele. Assolutamente sì, era un volontario a tutti gli effetti, dove c'era da correre e dove c'era qualcuno da aiutare andava senza porsi nessuna domanda, assolutamente. Una giornata come questa quindi ci dà un'altra testimonianza in più. Assolutamente, speriamo, un'altra testimonianza, un'altra speranza per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, perché ne abbiamo davvero tanti bisogno. Grazie. Grazie. Sottosegretario, ha ricordato anche lei durante il suo intervento l'importanza di questa giornata per ricordo di Emanuele Petri e per il senso anche della memoria soprattutto. Sì, io ho ricordato tre parole, la parola della memoria, del ricordo di un grande servitore dello Stato, di un grande rappresentante delle istituzioni, un grande poliziotto che ha sacrificato la vita per la sicurezza del Paese, per un bene fondamentale, quello del bene della sicurezza e della legalità. Ho ricordato il ringraziamento alle forze di polizia che hanno garantito in questi due anni di emergenza sanitaria, economica e sociale, hanno garantito la tenuta sociale del Paese con grande saggezza, con grande equilibrio e poi il rispetto per chi indossa una divisa. Ho ricordato che mettere le mani addosso a un poliziotto vuol dire mettere le mani addosso allo Stato e l'ho voluto ricordare alla presenza di tanti giovani che rappresentano il presente, il futuro, ma soprattutto la speranza del Paese e poi l'impegno da parte delle istituzioni locali, nazionali a investire in sicurezza, perché investire in sicurezza vuol dire investire in libertà. Quindi una grande giornata di partecipazione emozionante, un ricordo fondamentale di un grande servitore dello Stato. Grazie a voi.